Siamo qui per lanciare il progetto di Italia Viva. Guardiamo all'Italia del 2029. La sconfitta del centro-sinistra in Umbria sembra non aver scalfito il buon umore di Italia Viva, almeno a sentire Maria Elena Boschi. Non commento i risultati dell'Umbria, tanto più quelli che riguardano, diciamo, un altro partito. Io credo che noi dobbiamo andare avanti con il lavoro del governo nell'interesse dei cittadini. L'ex ministro delle riforme è a Napoli nel quartiere Bene di Chiaia per lanciare la nuova creatura renziana. Tante persone si avvicineranno al nostro partito. Napoli, a Roma, a Firenze, a Milano, e noi siamo contenti, però a me piacerebbe un partito capace di avere il coraggio di chiedere quali idee porti, non quante tessere hai. Davanti a quasi 500 napoletani, Maria Elena Boschi presenta l'ultimo frutto della campagna acquisti parlamentare di Italia Viva, è il campano Catello Vitiello, ex grillino cacciato dal movimento perché in odore di massoneria. Di nuovo c'è il progetto e soprattutto ci sono io, sì, sono io il nuovo di Italia Viva. Che differenza c'è tra lei, Razzi e Scilipoti? No, ma ci sta un'enorme differenza. Io non sono saltato da un partito all'altro. Io ho fatto praticamente tutta quasi la legislatura fino ad oggi nel gruppo misto. Non sono stato in un partito. L'obiettivo che si è dato Renzi con Italia Viva è chiaro: far crescere i suoi in Parlamento, negli enti locali e tra gli elettori, pescando in ogni forza politica e ovviamente anche tra gli ex amici del PD. È una campagna a cui si è assolutamente sbagliata. È come se fosse una vendetta, nel senso di dire adesso mo vi faccio vedere io quello che sono capace di fare. Trovo sbagliate molte accuse che vengono fatte da alcuni componenti di Italia Viva nei confronti del Partito Democratico. Ci ha deluso. Questa è stata una forte delusione. Perché da quando è morto Berlinguer hanno diviso il Partito Comunista in 10 partitini ed è stato un errore. Tra pochi mesi si voterà anche qui in Campania e i renziani si candidano a diventare l'ago della bilancia per le sorti non solo del centro-sinistra ma dello stesso governatore Vincenzo De Luca. Sosterrete De Luca alle prossime elezioni? Nelle prossime settimane sicuramente affronteremo tutti i temi che riguardano le regionali in Campania come nelle molte altre regioni che andranno al voto la prossima primavera, a cominciare dalla Toscana. Credo che il primo elemento fondamentale, come sempre, sia ascoltare comunque i territori e le comunità. You're right.